Oggi 26 settembre 1996. Londra. Charlie Watts, batterista dei Rolling Stones, è diventato nonno. La sua primogenita Serafina ha appena dato alla luce la piccola Charlotte, che da subito diventa la preferita del suo famoso granddaddy. Dolce, carina e ubbidiente, Charlotte non sembra aver ereditato il turbolento carattere della mamma. Serafina Watts, infatti, è sempre stata figlia ribelle e trasgressiva. Cresciuta in Francia per via dei problemi fiscali che i Rolling Stones avevano dovuto affrontare tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70, quando fa ritorno in Inghilterra sembra spiazzata. Non riesce ad adattarsi al nuovo stile di vita e viene espulsa dalla Millfield School nel Somerset perché è sorpresa a fumare marijuana. Anche sul fronte sentimentale, Serafina non sembra una Watts. Tanto Charlie e la moglie Shirley hanno rappresentato un esempio di fedeltà e rigore familiare rarissimi in ambito rock, tanto Serafina si distingue per il suo atteggiamento lascivo, i numerosi fidanzamenti e le discutibili scelte amorose. Persino il matrimonio avvenuto sull'isola di Bermuda, dove la ragazza ha risieduto per qualche anno, finisce per naufragare all'inizio del nuovo millennio. La vita nei Caraibi, ha dichiarato Serafina con un certo snobismo, era davvero noiosa. Charlie Watts, dopo essere guarito da un cancro alla gola, è sempre in attività. Alla soglia dei 75 anni è ancora pronto a sedersi dietro tamburi e grancassa per dare il ritmo ai brani degli Stones o a pilotare la sua big band con cui si diverte a fare jazz. Vive a Dalton, nella campagna inglese, dove insieme all'amata e fedele moglie Shirley è a capo di un allevamento di cavalli arabi.